giovedì. Dai Luca, sbrigati, tuo padre è giù, ti sta aspettando già da un po'. Questa è mia madre. Da quando papà non abita più con noi, usa sempre l'espressione tuo padre, come se non ne volesse più sapere di lui. È sempre nervosa in questi momenti, soprattutto oggi che per colpa del dentista non sono riuscito a fare i compiti. Papà mi sta aspettando nella sua lunga auto grigia. Ogni giovedì mi trasferisco da papà e sto con lui fino a domenica mattina, mentre gli altri giorni della settimana sto con la mamma. Ho fatto un po' fatica ad abituarmi, anche perché la domenica non è sempre divisa a metà, ma questo non riesco mai a saperlo fino al sabato. Ieri ho pensato di scrivermi una tabella con molti punti interrogativi sulle domeniche. O forse ne dovrei fare due di tabelle, perché io ho due di tutto. Due armadi, due spazzolini, due confezioni di cereali al cioccolato per la colazione, due paia di ciabatte, due pagelle e quindi anche due tabelle. All'inizio di questi spostamenti non ho detto niente a scuola perché io mi vergogno ad avere una famiglia così. Piace subito la carovana di Omar. In realtà è una vera casa montata sopra un grosso camion e dentro c'è tutto, ma proprio tutto. E poi quella di Omar è una famiglia completa. E più di tutti mi piace Rafiz, il vecchio zio saggio che quando ride è tutto sdentato. Mi dico che forse sto incontrando l'uomo più vecchio del mondo. Omar mi spiega che sono in tanti parenti, vivono in carovane diverse ma mangiano quasi sempre insieme e succede spesso che finito di mangiare il vecchio Rafiz si mette a cantare, subito sottovoce e poi più forte. E io guardo quella insolita forma di casa e tutta quella gente che mi sembra felice. Pur spostandosi, Omar ha sempre con sé giocattoli, quaderni, genitori e perfino parenti. È una bella fortuna per lui. E io all'improvviso mi sento infelice. Omar intuisce i miei pensieri e mi insegna un gioco. Io lo faccio sempre quando sono triste. Guardo il più lontano possibile, là dove finisce il mondo, e immagino che i miei pensieri più belli siano caduti laggiù. Allora chiedo al sole di ripescarli quando tramonta e di riportarli al mattino. Me l'ha insegnato nonna Zade. La sera, a casa di mio padre, dalla finestra guardo l'orizzonte, il più lontano possibile, ma non vedo alcun segnale. Niente di quello che ho visto con Omar. Resto con la faccia al vetro in un sottofondo di voci di mio padre e di quell'altra e provo a immaginare cosa starà facendo adesso la mamma. Non riesco ad abituarmi a questo essere di qua e di là e da nessuna parte. Penso alla famiglia di Omar. Suo fratello ha 5 anni e mi ritrovo a invidiarlo perché io quando avevo la sua età non dovevo andare a scuola e i miei genitori stavano ancora insieme. Come ho fatto a non accorgermi di quanto eravamo felici?
È di nuovo domenica. Non ho nemmeno avuto tempo di salutare Omar per bene, così la mamma accetta di accompagnarmi ancora una volta al parco. Domani si smonta tutto e si riparte, mi dice Omar. Io sono nuovo e diverso dappertutto, mi confessa con un po' di tristezza. Spero però di rivederti tra un anno. E intanto ti regalo questa. E mi porge una biglia di vetro. Tienila davanti agli occhi e guardaci dentro. È la chiave di un altro mondo. Guarda la mia. E lui l'avvicina e l'allontana, fissandola con un occhio solo, e sorride soddisfatto e dice: sì, credo proprio che ci rivedremo. E rimette la sua biglia in tasca e fa per andarsene. E non sappiamo bene come salutarci. Io lo guardo allontanarsi attraverso la mia biglia e vedo la sua figura che si deforma. E vedo già quanto mi mancherà. E all'improvviso lui svolta e corre ancora verso di me. Ti scriverò una cartolina da ogni città. In fondo tu hai solo due case, basta che mi scrivi un indirizzo. Gli scrivo l'indirizzo della mamma perché è da più tempo che abito lì. E mentre gli allungo il biglietto mi viene un po' da piangere. E poi sono passati ormai 3 mesi dagli eventi di quella settimana che vi ho raccontato nel mio diario. Poche cose sono cambiate, altre non sono cambiate per niente. Per ora ho imparato a raccontare quello che mi sento dentro e so di poter contare sul bene di tante persone. Da quando ho scoperto di non essere l'unico ad avere dubbi e paure, mi capita di pensare sempre meno ai dinosauri e alle loro epoche, anche perché mi sono accorta che le epoche non stanno mai ferme. Adesso, quando sono triste, me ne resto ad osservare le immagini nel mondo attraverso la biglia che mi ha regalato Omar. Lì dentro ci sono tutte le persone che mi vogliono bene. E basta ruotare un po' la palla e sembra che loro ti vengano accanto, anche quando non ci sono. A volte invento delle storie, le metto qui dentro alla mia biglia. Le metto lì e aspetto che diventino vere.